Bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura la cronaca giudiziaria al Tribunale di Pescara. Continuano gli interrogatori nell'ambito dell'indagine su quanto accaduto in gennaio e in particolare sulla valanga che ha travolto l'hotel Rigopiano provocando 29 vittime. Oggi è stato il giorno della provincia di Pescara con gli indagati appunto dell'ente che sono sfilati davanti ai magistrati pescaresi. Non tutti però, come ad esempio il presidente della provincia di Pescara, Antonio Di Marco, che ha chiesto il differimento di una settimana per poter approfondire le carte. Stessa cosa per D'Incecco, Paolo D'Incecco, che è il dirigente del settore viabilità, referente di protezione civile della provincia. Anche lui ha differito l'interrogatorio di una settimana. Andiamo a vedere comunque com'è andata la mattinata nel servizio di Paolo Renzetti. Seconda giornata di interrogatori oggi in tribunale a Pescara per quanto riguarda l'inchiesta sulla morte di 29 persone lo scorso 18 gennaio dopo la valanga che distrusse l'hotel Rigopiano di Farindola. Il primo a presentarsi questa mattina dinanzi al procuratore di Pescara Massimiliano Serpi e al PM Andrea Papalia, titolari dell'inchiesta, è stato Tino Chiappino, tecnico reperibile secondo il piano di reperibilità provinciale, che assistito dall'avvocato Paolo Cacciagrano si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ha parlato invece dinanzi al procuratore, al PM Mauro Di Blasio, responsabile del settore viabilità della provincia, che con il suo avvocato Gino Pelliccia Placido ha parlato e ha detto quello che accadde in quei giorni. Sono i tempi dell'interrogatorio, ma non è stato un interrogatorio lunghissimo. Niente, abbiamo chiarito le funzioni e i compiti del Di Blasio, quello che doveva fare o non doveva fare e che cosa ha fatto effettivamente. Cosa ha fatto effettivamente? Beh, è stato sul territorio a prestare assistenza alle popolazioni. Quindi voi ritenete di avere confutato, diciamo così, l'accusa Noi della abbiamo procura chiarito, che diceva che non è stato fatto quello che si doveva fare? il Di Blasio è stato tutta la notte sul territorio, quindi Per voi può bastare così? abbiamo chiarito le nostre funzioni, i nostri compiti e quello che dovevamo fare. E noi diciamo che l'abbiamo fatto. L'ultimo ad arrivare in procura è stato poi il comandante della Polizia Provinciale di Pescara, Giulio Onorati, che, accompagnato dall'avvocato Vincenzo Di Girolamo, si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha depositato una memoria difensiva. Il presidente della provincia di Pescara, Antonio Di Marco, invece, così come il dirigente del settore viabilità della provincia di Pescara, Paolo D'Incecco, hanno chiesto il differimento di alcuni giorni dell'interrogatorio per poter approfondire le carte dell'inchiesta. Domani si proseguirà sempre qui al Palazzo di Giustizia di Viale Lofeudo con altri interrogatori degli indagati. Toccherà agli esponenti del comune di Farindola e tra questi sarà ascoltato il sindaco del piccolo centro in provincia di Pescara, Ilario Lacchetta. Cambiamo argomento ora. Pescara piange Edoardo Tiboni, fondatore del Premio Flaiano, giornalista pioniere del servizio pubblico della RAI in Abruzzo, creatore del Media Museum a Pescara, davvero un elenco lunghissimo, quello delle attività portate avanti nella sua lunga vita. A 94 anni oggi è scomparso colui che incarnava la cultura pescarese, ma non solo, un po' di tutto l'Abruzzo. Vediamo insieme il servizio con il ricordo di Andrea Costantini e anche con le parole del sindaco di Pescara, Marco Alessandrini. È morto nella notte a Pescara a 94 anni Edoardo Tiboni, figura storica della cultura abruzzese. Giornalista, nato a Vasto il 31 maggio del 23, è stato il primo responsabile della direzione della RAI in Abruzzo e Molise, appena istituita, che ha poi guidato per 35 anni. È stato promotore di imprese, istituzioni e iniziative culturali fondamentali per la crescita dell'Abruzzo. Su tutte, l'istituzione dei premi internazionali Flaiano, fondati nel 1973 e dedicati a letteratura, teatro, cinema e televisione, visione che hanno portato a Pescara artisti di fama nazionale e mondiale.
ma poi anche la realizzazione del Centro Nazionale di Studi D'Annunziani nel 79, dell'Istituto Nazionale degli Studi Crociani nel 91 e quella del Media Museum, il Museo Nazionale del Cinema e dell'Audiovisivo, che ha preso corpo nel 1995. Nel 2002 ha poi costituito l'omonima Fondazione Edoardo Tiboni per la promozione e organizzazione di manifestazioni culturali, artistiche, spettacoli e concerti e la pubblicazione di periodici e libri. È dolore vivo quello che provo nell'apprendere della morte di Edoardo Tiboni. Con la sua scomparsa viene a mancare un punto di riferimento della cultura, non solo regionale ma anche nazionale. Sono le parole, affidate a una nota, del presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso. Questi tratti, conclude D'Alfonso, fanno di lui una personalità rifulgente della storia della cultura, una figura epica che entra a pieno titolo nell'Olimpo dei grandi abruzzesi. Sulla morte di Tiboni le parole anche del sindaco di Pescara, Marco Alessandrini. E oggi se n'è andato un grande, se n'è andato Edoardo Tiboni, che nella sua lunga vita ha dato un grande contributo per la costruzione della cultura dal basso, io direi, qui a Pescara. Lui si è inventato, probabilmente grazie anche alla sua esperienza da giornalista, ricordiamo, no, pioniere di Mamma Rai, si è inventato il premio Flaiano, che significa far vedere, toccare quasi dal vivo personaggi del mondo dello spettacolo, della letteratura, della cultura in genere. Poi l'impegno per il Media Museum, l'impegno per, diciamo, la memoria di D'Annunzio, lui che è stato amico personale di Ennio Flaiano, un protagonista della vita culturale per tanti decenni, e oggi noi certamente lo piangiamo e ci sentiamo più poveri, ma vogliamo recuperare il testimone dell'eredità di questo grande maestro, che è appunto quello di rendere la cultura accessibile a tutti, il che, se vogliamo, è anche coerente con quelle rilevazioni di qualche giorno fa del Sole 24 Ore a proposito del grande fermento culturale che c'è a Pescara. Ecco, lo dobbiamo anche a gente e a persone come Edoardo Tiboni. Voltiamo pagina. Il maggiore Vincenzo Marzo oggi ha ufficialmente assunto il comando della compagnia Carabinieri di Giulianova. Marzo, che vedete nella fotografia, ha 48 anni ed è originario della provincia di Lecce, laureato in giurisprudenza e in scienze dell'amministrazione. Prima di assumere il comando della compagnia di Giulianova, per oltre 8 anni ha prestato servizio alle dipendenze del comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente di Roma e ha comandato il NOE di Ancona. Obiettivo principale del neocomandante, il consolidamento di quella che rappresenta la cifra distintiva dell'arma, cioè la massima vicinanza alla gente grazie alla presenza capillare sul territorio. Il maggiore Domenico Calore, di cui Marzo ha preso il posto, è stato destinato ad altro incarico a Chietri presso la Legione Carabinieri Abruzzo e Molise. Il segretario nazionale dell'IDV Ignazio Messina è stato all'Aquila, ha parlato di ricostruzione citando la commissione d'inchiesta voluta dall'IDV, che però non è mai partita, e tirando una stilettata al presidente Grasso chiedendo il perché non sia mai partita questa commissione. Poi Messina ha fatto visita ai costruttori dell'ANCE. Sentiamo il servizio di Daniela Rosone. Una commissione d'inchiesta sulla ricostruzione post-sisma all'Aquila, istituita ma non operativa, poiché un gruppo politico non avrebbe presentato al presidente del Senato Grasso l'indicazione del proprio rappresentante. Tuona l'Italia dei Valori, con il segretario nazionale Ignazio Messina presente all'Aquila. Il presidente Grasso, simbolo di trasparenza, dica la verità. I cittadini vogliono sapere. I tempi sono finiti e la commissione non è partita. Noi dell'Italia dei Valori abbiamo presentato il disegno di legge al Senato. In realtà la commissione non si è costituita. Da indiscrezioni abbiamo saputo che non si è costituita perché un gruppo parlamentare non ha designato i propri componenti. Noi invitiamo e facciamo appello al presidente Grasso affinché dica la verità, perché credo che gli abruzzesi e gli italiani ne abbiano diritto di sapere se la commissione non è partita, per quale motivo non è partita e chi è il responsabile del fatto che la commissione non si sia attivata. Se no poi li vedremo tutti in campagna elettorale, almeno dobbiamo sapere chi sta dalla parte del cittadino e chi invece l'ha preso in giro. Tutte le iniziative dell'Italia dei Valori, e sono state tante, denuncia a Messina, vengono in un certo senso boicottate. La più clamorosa riguarda il disegno di legge di iniziativa popolare sulla legittima difesa. 2 milioni di firme, un 5% degli elettori che sono usciti da casa per l'iniziativa, ma il Senato anche qui non l'ha mai presa in considerazione. I cittadini non vogliono essere presi in giro. L'IDV oggi ha colloquio con l'ANCE, l'Associazione dei Costruttori, per evidenziare i problemi della ricostruzione e dare una mano soprattutto per risolverli. Stando qui all'Aquila, il tema della ricostruzione
soprattutto quella pubblica, noi vogliamo sollecitare l'intervento a tutti i livelli perché si proceda, si acceleri, mentre si sta andando speditamente nella ricostruzione privata, a buon punto ormai si tratta soltanto di accelerare nelle frazioni e credo che ci sia un intento di procedere in questa direzione anche da parte dell'attuale giunta comunale. Il problema grosso sta invece nella ricostruzione pubblica, tanti edifici, tante strutture comunali, regionali, sovrintendenze che sono bloccate. Ed ora andiamo nell'area Vestina dove si cerca una soluzione per la Fondazione Paolo VI ma soprattutto per l'assistenza ai disabili, una trentina nella zona. C'è stato un tavolo operativo in Regione Abruzzo proprio per discutere il problema e per evitare che da gennaio i disabili restino senza assistenza. Sentiamo il servizio di Vestina News. Tradurre in pratica e in tempi brevi tutte le buone soluzioni trovate al fine di assicurare la continuità dei servizi della Fondazione Paolo VI di Penne. Così ha commentato Rocco D'Alfonso, ex sindaco di Penne e ora nello staff del presidente Luciano D'Alfonso, il tavolo operativo tenutosi ieri in regione per evitare che dal 1 gennaio 2018 30 disabili restino senza assistenza. All'incontro erano presenti Angelo Muraglia, direttore del Dipartimento Salute e Welfare, Armando Mancini, direttore generale della ASL di Pescara, Stefano Boccabella, coordinatore delle aree distrettuali della ASL di Pescara, l'arcivescovo della diocesi Pescara-Penne e presidente del Paolo VI, Monsignor Tommaso Valentinetti, il direttore della struttura Don Marco Pagnello, il sindaco di Penne Mario Semproni e, in rappresentanza delle famiglie dei disabili, Alessia Cacciatore. L'incontro, fortemente voluto dall'associazione Abbattiamo le barriere, che nei giorni scorsi si era fatto carico della protesta nel capoluogo vestino, ha fatto emergere due tipi di problema. Uno strutturale e uno più strettamente sanitario. Per prima cosa bisogna cercare una nuova struttura, individuata verosimilmente nei pressi del centro sportivo in contrada Campetto, già dotata di piscina e palestra, visto che quella esistente in Piazza Duomo non è più agibile ormai dal sisma dello scorso gennaio. Dal punto di vista invece sanitario si è parlato della necessità di attivare un nuovo modulo sanitario e di conseguenza un nuovo set assistenziale che dovrà essere deliberato dalla Regione Abruzzo al fine di continuare a garantire l'assistenza. Nei prossimi giorni ci sarà un altro tavolo tecnico per valutare le soluzioni vagliate e scongiurare la chiusura del centro, visto l'imminente arrivo del nuovo anno, e non far precipitare nel baratro l'area vestina dal punto di vista socio-sanitario. Torniamo all'Aquila. Comune e Open Fiber saranno insieme grazie alla firma della convenzione che porterà nel capoluogo di regione la fibra ottica, lavori che partiranno a gennaio 2018 per terminare a primavera dell'anno successivo, cioè nel 2019. 13.000 chilometri di fibra ottica e investimenti per 8 milioni di euro per cablare 23.000 unità immobiliari con tecnologia Fiber to the Home. Il Comune dell'Aquila e Open Fiber insieme per la firma della convenzione. Da gennaio 2018 infatti inizieranno i lavori per la posa della fibra ottica targata Open Fiber nel Comune dell'Aquila. Ma partiremo subito non appena saranno pronte tutte le procedure. Noi con questa convenzione semplifichiamo di molto tutte le autorizzazioni. Quello che mi preme sottolineare è che questo progetto anticipa di molto i tempi rispetto a quanto Open Fiber avesse previsto l'intervento sulla città dell'Aquila, un pezzettino importante della città dell'innovazione che noi vogliamo realizzare per renderla non soltanto facile da vivere ma anche attrattiva nei confronti di chi vuole venire a investire. La fibra con questa nuova tecnologia arriverà direttamente nelle case dei cittadini, potenziando la velocità di navigazione e rendendola superiore a quelle disponibili attualmente sul mercato. La trasmissione dei dati potrà raggiungere 1000 megabit al secondo, sia in upload che in download. Aumenteranno i servizi e le possibilità, telelavoro, telemedicina, e-commerce. Il termine dei lavori è previsto per la primavera del 2019. Intanto abbiamo anticipato i tempi di oltre un anno per le attività di cablatura della città dell'Aquila, questo proprio perché la nostra rete, che è una rete fatta al 100% in fibra dalla centrale fino a casa di ogni singolo cliente, servirà per abilitatore a tutte le altre attività di completamento di smart city, vedete quelli che sono i progetti in campo che abbiamo anche qui come sperimentazione sul 5G, e quindi abbiamo deciso insieme all'amministrazione, che ci ha stimolato da questo punto di vista ad anticipare di oltre un anno le attività. I tempi saranno di circa un anno e mezzo, inizieranno a gennaio del 2018 e così completeranno entro la primavera del 2019.
Andiamo avanti con il nostro giornale, ci spostiamo a Teramo, ultima conferenza stampa di fine anno per il magnifico rettore Luciano D'Amico. Il suo mandato all'università terminerà a breve e questa mattina ha voluto ripercorrere i cambiamenti e anche i risultati raggiunti negli ultimi 5 anni dall'Ateneo Teramano. Il servizio è di Tania Bonnici Castelli. Cita Margaret Thatcher il rettore Luciano D'Amico nell'ultima conferenza stampa di fine anno al termine del suo mandato come magnifico dell'Università degli Studi di Teramo. Lascio un Ateneo migliore di quello che ho trovato, lascio un'università che si è trasformata in una comunità orgogliosa e ben integrata con il territorio. Che università ci lascia? Un'università che è aperta al mondo, che è pronta a raccogliere le sfide che il mondo pone, un'università che è in grado di recitare un ruolo di attore di primo piano nella ricerca, nella formazione, nel trasferimento tecnologico, direi nella contaminazione del territorio. È un'università che in questi 5 anni ha fatto proprio il principio ispiratore di tutto il mio mandato, che è riassumibile in questi termini: non avere paura. I risultati di crescita e il pieno accreditamento riconosciuti in questi giorni dal Ministero all'Ateneo Teramano sono una realtà, come la firma odierna che dà il via al primo bando per le opere del Masterplan che porteranno a Teramo 22 dei 100 milioni previsti per il raddoppio del polo scientifico, il recupero dell'ex manicomio e della Casa dello Studente. Firmerò il primo bando per 22 milioni di lavori, il raddoppio della piastra scientifica. Sono i primi 22 milioni dei 100 circa che arriveranno in città grazie all'università, grazie alla Regione Abruzzo che con il master plan ha individuato opere strategiche e che consentiranno di realizzare qui a Teramo davvero un centro straordinario di ricerca e formazione. Qualche sassolino dalla scarpa il rettore D'Amico ha voluto comunque toglierselo quando ha parlato di una ferita ancora aperta, quella decisione negativa del Consiglio Comunale di Teramo al progetto della cabinovia, che avrebbe potuto collegare la sede di Colle Parco al centro cittadino, un'infrastruttura strategica e gratuita per la collettività, un'occasione persa. Io credo che in questi 5 anni l'Ateneo abbia fatto quello che tecnicamente si può definire uno scatto di crescita e che sia oggi nelle condizioni di poter accettare davvero nuove sfide. A testimonianza di questo, i risultati, fra i tanti risultati, tutti gli indicatori sono in crescita, aumentano le iscrizioni, migliora il tempo di conseguimento della laurea, migliora l'occupabilità, sono tutti in forte crescita. L'ultimo messaggio del magnifico rettore è stato per gli studenti: non abbiate paura del cambiamento e non smettete mai di studiare. Lo studio migliora le relazioni umane, le uniche cose che danno senso alla nostra vita. La Fondazione Michetti ha presentato la mostra che si terrà al MUMI per il 70° anniversario del premio Michetti, intitolata Fantasmi di luce, estetiche visionarie da Michetti al presente. Vediamo. L'ispirazione principale con la dottoressa Silvia Pegoraro è stata questa ripresa delle origini del premio Michetti. E io mi sono accorto che appunto ero stato nominato nuovo presidente esattamente a 70 anni dalla fondazione del premio Michetti, e un po' questa è stata la linea che abbiamo seguito e che soprattutto la Silvia Pegoraro ha cercato di interpretare in termini critici, guardando a Michetti soprattutto per la sua visionarietà. Quali sono le iniziative che avete messo in campo per questa importante ricorrenza? Intanto la mostra stessa, che si apre il 16 dicembre e finirà il 28 di gennaio, poi in conclusione a questo 28 gennaio faremo anche un concerto di musica classica e nel frattempo il 28 di dicembre faremo una conversazione con una professoressa di Salerno sulla figlia di Iorio, la figlia di Iorio, tragedia di D'Annunzio. Però è lo stesso titolo di un'opera di Francesco Paolo Michetti, e il sodalizio tra Francesco Paolo Michetti e D'Annunzio dal mio punto di vista va rivalutato, soprattutto a livello problematico, perché vedo che sono due persone un po' diverse tra di loro. Apriamo la pagina dello sport adesso, iniziamo dal Pescara. Singola seduta al mattino per il Delfino che domani pomeriggio alle 15 disputerà
al Poggio degli Ulivi una amichevole con il Francavilla che darà indicazioni utili in vista del match di domenica contro il Novara. Questa sera alcuni biancazzurri hanno incontrato tifosi nello store di Viale Regina Margherita. Vediamo. Benali, allora si avvicina questa gara fondamentale con il Novara, una partita importantissima, probabilmente la gara più importante della stagione. Della stagione non lo so, perché forse finora sì, però della stagione è ancora presto a dire. Però sicuramente è una partita che vogliamo vincere, dobbiamo vincere, e quindi cercheremo di fare tutto per portare a casa i tre punti. Una partita da vincere per voi, per la classifica, per i tifosi, ma anche per Zeman? No, per Zeman non lo so, sono tutti da vincere. Io su questo non posso commentare, io dico solo per la squadra ci tiene a fare bella figura, vuole vincere, giustamente pure per i tifosi, per la società e anche per il mister. Torniamo un attimo alla gara di Cesena, cosa è accaduto in quel finale di partita del Manuzzi? Due volte in vantaggio, poi questi gol presi nel giro davvero di pochi secondi, perché? Sì, purtroppo è capitato spesso quest'anno, forse 4-5 volte che siamo in vantaggio e l'avversario ci riesce a riprendere. È una cosa forse mentale che dobbiamo migliorare, stiamo allenando per questo, però sicuramente qualcosa ci manca. Manca qualcosa, e poi questa squadra che continua a non riuscire a proporre, se non a sprazzi, il gioco che vorrebbe Zeman. Però a Cesena nel secondo tempo avete offerto una prova sul piano del gioco sicuramente convincente. No, questa è una domanda da fare a mister, io cerco di fare quello che mi chiede, e poi forse i giornalisti o gente fuori vuole vedere altro, quindi io posso fare solo quello che mi chiede lui e basta. C'è però paura nell'ambiente con questa classifica, siete praticamente in zona play-out, nel giro di poche settimane la squadra ha perso molte posizioni in classifica, voi siete preoccupati? No, guarda, meno male quest'anno la classifica è molto corta, quindi con due vittorie di fila arrivi subito alla zona play-off, però noi in questo momento non stiamo guardando questa possibilità, noi guardiamo solo sabato, vogliamo vincere, come l'ho detto prima, e tiriamoci fuori questa situazione. Certo, un'altra cosa proprio per chiudere, tempo fa il presidente ci disse che ti voleva rinnovare il contratto, no? Per altri 5 anni, ne avete mai parlato anche col tuo agente, si è parlato di questa cosa, e se se ne parlasse saresti contento? Sì, abbiamo parlato, però come l'ho detto prima, guarda, forse la situazione di come siamo messi in questo momento non è nemmeno il momento di parlare, quindi io ho parlato con questa possibilità con il presidente, perché lo stimo tantissimo, lui anche, penso che mi vuole bene, la società mi vuole bene, io qui sono sempre stato bene questi 2 anni. E quindi si parlerà, si vedrà quello che sarà la soluzione migliore. Nel Novara il tecnico Eugenio Corini deve sostituire il difensore Mantovani. Toccherà dunque a Dario Del Fabbro, che giocherà sul settore di sinistra nel trio completato da Trest e Golubovic. Del Fabbro è un ex, avendo indossato anche se per un solo mese la maglia del Pescara nell'agosto del 2014. Sentiamo come il giocatore presenta questa partita. Ma io penso che il Pescara sia un'ottima squadra costruita per vincere, infatti la struttura del Pescara, diciamo che è una base solida della scorsa stagione, quindi molti giocatori che vengono dalla Serie A purtroppo in questo momento stanno racimando poco, anche perché sono stati sfortunati. E sicuramente il reparto offensivo è uno dei più importanti in Serie B. Sarà una partita molto difficile, dobbiamo stare molto attenti, concentrati e cercare di ripartire in contropiede come abbiamo sempre fatto. Diciamo che questa è un pochettino la nostra forza che ci ha caratterizzato in queste partite. È una squadra che attacca molto e difende in pochi, quindi noi dovremo stare molto bravi a rimanere compatti e poi cercare di attaccare gli spazi vuoti che lasceranno.
Sì, perché diciamo che queste partite piace a tutti quanti giocarle, perché sono, diciamo, un motivo di visibilità, ti mettono a confronto con una realtà alta per la Serie B e quindi dai il 100% come in tutte le partite, però diciamo che queste partite sono un pochettino più importanti a livello magari mentale, ti stimolano un pochettino di più. Molto, perché comunque soprattutto quando giochi una difesa a tre, giocare con un centrale mancino interno di sinistra, soprattutto nelle uscite, perché usando il piede predominante sinistro aiuta molto nella costruzione, quindi questo magari può mancare un pochettino a livello di impostazione. Ma ho già giocato la Cesena. Sì. Diciamo che mi sono trovato anche a mio agio, poi naturalmente usi di più il piede diciamo meno forte, però comunque ci provi e del tuo, il tuo aiuto, il tuo contributo alla squadra. Adesso scendiamo in Serie C, sarà Francesco Luciani di Roma 1 a dirigere il match di sabato prossimo alle ore 18.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia tra Reggiana e Teramo. Oggi seduta singola per i biancorossi di Antonino Asta, mentre iniziano anche le riflessioni di mercato. Il difensore Altobelli a Teramo dice di trovarsi bene, ma non esclude una partenza soprattutto per avere più spazio e dunque giocare di più. Sentiamolo. Beh sì, io a dire la verità non me l'aspettavo neanche io, perché comunque in settimana il mister aveva fatto altro tipo di scelta, però poi quando ho detto la formazione ho visto che ero in campo, da una parte ero contento e ho cercato di dare il meglio come ho sempre e spero di aver fatto. Beh, io sì, credo di sì, lì a Macerata ho avuto più spazio, forse anche perché il mister che avevo mi conosceva un po' di più rispetto al mister di oggi. Io speravo pure quest'anno di ricavarmi uno spazio in più rispetto a quello che sto avendo, però ho Ivan, Caidi, Sales, che comunque è gente un po' più esperta e grande di me, quindi faccio fatica. Beh, io penso che nessuno lo accetterebbe, però se dovevo pensare a gennaio è presto, perché comunque mancano ancora altre due partite, finiranno quelle due partite e poi vediamo il da farsi, anche se io qui a Teramo mi trovo benissimo, anche se ho poco spazio. Io che vivo lo spogliatoio, i ragazzi e ci sono dentro, io credo che noi dal primo minuto all'ultimo diamo il massimo, poi se siamo in grado anche di recuperare le partite o andando sotto o come è successo anche sabato, che comunque è stata una bella batosta prendere il pareggio e reagire subito, io credo che non è facile, però noi ce l'abbiamo. Ancora scendiamo di categoria in Serie D, medita riscatto l'Avezzano dopo lo scivolone interno di domenica scorsa contro il Pineto, l'ultima gara dell'anno e del girone d'andata riserva però ai marsicani un impegno molto difficile, quello sul campo della capolista Matelica, una partita da affrontare senza timore, secondo l'allenatore dei marsicani Federico Giampaolo. Abbiamo una partita sicuramente stimolante, perché ci possiamo confrontare con la prima della classe, per cui penso che questa partita accada a pennello dopo la prestazione che abbiamo fatto con il Pineto. Siamo pronti, siamo carichi per fare questa partita con molta tranquillità, molta serenità, sapendo appunto di affrontare una squadra forte, però dalla nostra parte avremo sicuramente questo momento positivo che la squadra sta avendo, per cui affronteremo questa gara con sempre i giusti presupposti. Bisogna capire che effettivamente il Matelica è una squadra che non perde mai, ha 41 punti, per cui ha dei grandissimi valori squadra. Penso che tutte le partite bisogna giocarsele, perché non c'è niente di scontato. Come ho detto prima, andiamo lì a fare la nostra partita, poi chi sarà più bravo vincerà, però non abbiamo sicuramente timore reverenziale su questa squadra, che bisogna avere grande rispetto, però poi le partite bisogna giocarle in campo. Siamo all'inizio della settimana, bisogna un attimino vedere chi potrà giocare, bisogna un attimino recuperare gli infortunati, perché Ricursio ha avuto questo problema qui prima della gara col Pineto.
se la squadra sta bene, poi di conseguenza io farò delle scelte e metterò sicuramente i giocatori migliori per affrontare questa gara. È tutto anche per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.